dal nostro corrispondente nel 1382. Civenna è stato completato il santuario della Madonna di Sommaguggio, situato all'inizio del paese provenendo dal Ghisallo. Passo ora alla linea redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e cari amici, buona Vallassina. In realtà il 1382 è la presunta data dell'erezione del nucleo originario del santuario della Madonna di Sommaguggio. La prima notizia ufficiale è solo del XVI secolo. In una lettera spedita da Roma al civenese Messer Sisto Bellier, ricorda la Madonna de Sommaguco. Il nome probabilmente deriva da Summum Iugum, considerato anche che le terre sottostanti sono chiamate Sottoguggio, ovvero sotto il dosso. Il santuario è considerata la chiesa dei civennesi, in alternativa alla parrocchiale di San Materno, più legata all'abate. Nel 1636, presso il santuario, si costituirà la confraternita del Santissimo Rosario, con stemma la Madonna di Loreto tra due angeli. Nel 1733 si fonderà con la compagnia del Santissimo Sacramento. Rimane in uso il tradizionale abito rosso con pellegrina e cappuccio azzurro. L'introduzione inizio 800 del vestito bianco con mantellina rossa provoca reazioni così forti da spingere il parroco ad allontanarsi per alcuni giorni. Dal nostro corrispondente nel 1954. Sormano, il missionario salesiano Giuseppe Sottocasa è morto a Colonia Vignò, provincia di Cordoba, in Argentina. Passo ora nella redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e cari amici, Don Sottocasa era nato a Sormano nel 1876 ed era partito ancora novizio per l'Argentina nel 1891. Consacrato sacerdote a Buenos Aires nel 1902, è destinato a Colonia Vignò, dove resterà sino alla morte a 77 anni. Nel 1965 è scoperta una targa a ricordo sulla facciata della chiesa parrocchiale di Sormano.